Siamo stati qui a Piccinni proprio a febbraio con il Teatro di Virginia Woolf che tu avevi visto a Milano, cioè al Teatro Stelle. E quindi sì, è da poche settimane che manco da Bari ed sono stati 4 giorni veramente molto belli per noi. È uno spettacolo amatissimo, amatissimo perché è nato, ne parlo molto nel libro perché era il lavoro che stavo affrontando mentre scrivevo e quindi è stato proprio una sorta di laboratorio vivo per raccontare cose molto pratiche e quindi parlo anche del lavoro con Antonio, del lavoro nello spettacolo e il lavoro con Linda D'Alisi, la drammaturg, che è una figura che si sta affermando anche in Italia, quella del drammaturg che poi è diciamo un lavoro di ricerca che questa figura offre agli attori, al regista, a tutto il gruppo che affronterà lo spettacolo, un lavoro di ricerca che ti dà la possibilità di un'immersione totale nel testo e nell'autore, e la possibilità di fare spazio, di dare respiro ulteriore a quello che poi sarà il vero lavoro di scena. Quindi è una pratica che io spero prenda sempre più piede anche in Italia, perché io ne ho valutato proprio gli effetti estremamente positivi anche nel nostro lavoro su Chi ha paura di Virginia Woolf, un testo di Edward Albee, un testo del Novecento americano, che è stato immortalato dal film degli anni 60 con Liz Taylor e Richard Burton. Lavoro con Antonio Latella, che è uno dei registi, per me il regista amato nel panorama italiano, e è stato un lavoro facile, con un fratello. E tra l'altro io e Antonio abbiamo cominciato insieme con Massimo Castri, come attori entrambi nella trilogia della villeggiatura. Poi Antonio ha capito ben presto che la sua strada era un'altra non ci siamo mai incontrati nel lavoro, se non in questa occasione mi ha chiesto se volevo fare questo lavoro, se volevo essere Marta, e dopo una rilettura, dopo la sua offerta gli ho subito detto: ma io sono fuori parte, completamente fuori parte rispetto a questa figura di donna, e lui mi ha risposto con una battuta delle sue, ma in effetti è stato proprio un lavoro d'attore, un lavoro d'attrice, d'attore fatto come regista per incarnare questa donna così apparentemente lontana da me e dalla mia storia, anche da tutto quello che avevo fatto, e per me è stata finalmente l'occasione di uno scatenamento di energia che capita raramente a teatro o a cinema. C'è la possibilità di, forse a cinema capita di più, ma insomma di scatenarsi e quindi me la sono goduta dal primo giorno di prove fino alla 103esima che è arrivata a fine febbraio. Non dipende anche dal fatto che non dovevi essere tu il regista, autore dello spettacolo, cioè che in qualche modo ti potevi lasciare andare? Beh, sicuramente il ruolo dell'attore, autore che affronto nel libro è un ruolo complesso e molto faticoso, nel senso che però fai molto. Sì, ho cominciato a fare da un certo punto in poi proprio per trovarmi e trovare anche quello che desideravo raccontare veramente. Però devo dire che in una occasione come questa, avendo la sicurezza di uno sguardo come quello di Antonio Latella, così saldo e nello stesso tempo generoso, cioè disposto a rischiare con l'attore,
lasciargli spazio e chiedergli il maggiore apporto possibile creativo. Ecco, questa è una grande occasione, un grande privilegio. Quello che ho faticato a sopportare sempre più negli anni di formazione era l'imposizione registica to court. E quello a un certo punto mi è stato proprio stretto, e in questo senso ho cercato appunto una strada migliore.